Sportivi marchigiani, buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con noi dilettanti, speciale estate. Siamo al terzo incontro, questa sera siamo in una agribirreria gourmet sul lungomare di Grottammare, vicino al glorioso stadio Ballarin. Siamo a Come le fate, il gusto di mangiare e bere sano. Questo è un locale particolare a cui alla base di tutto c'è la birra artigianale agricola prodotta dallo stesso proprietario in un'azienda a comunanza. Quindi, se possiamo dirlo, visto che adesso va di moda, è il massimo della filiera corta, perché qui veramente siamo al chilometro zero, dal produttore al consumatore praticamente nello stesso locale. Serve solo prodotti che derivano dai Monti Sibillini, quindi del nostro territorio, e l'offerta particolare di questo locale sono delle degustazioni, 6 degustazioni con 6 birre diverse. Vi invitiamo quindi a passare da queste parti, lungomare sud di Grottammare vicino al Ballarin, non potete sbagliare. È tutto collegato al discorso del birrificio Le Fate, sua comunanza che produce questa birra meravigliosa. Ringraziamo naturalmente Mauro che ci ospita e che poi sarà uno dei personaggi della serata. Insieme a lui ringraziamo Tonino, Albino e Michela, che poi avremo modo di vedere nel corso della serata. Passo a presentare quelli che sono gli ospiti che ci sono venuti a trovare questa sera. Abbiamo Paolo Beni, una gloria del calcio sanbenedettese. Buonasera a tutti, sono Paolo Beni. Le ringrazio dell'invito dei signori che ci hanno ospitato a rappresentare questo bel locale che vedo che quando passo è sempre pieno. Emidio Oddi, ex calciatore professionista. Buonasera a tutti, sono Emidio Oddi. Luigi Zaini, allenatore nell'ultima stagione al Grottammare. Buonasera e complimenti per il locale. E Mauro Massacci, proprio in veste di padrone di casa, nonché di presidente di una squadra di terza categoria, lo Sporting Comunanza. Buonasera, sono Mauro Massacci e benvenuti qui nel locale. Sì, partiamo con questa nostra chiacchierata. Vorrei iniziare proprio dal padrone di casa, visto che abbiamo questa opportunità nella doppia veste appunto di titolare del locale e di presidente di una squadra di calcio di terza categoria. Parliamo prima del mangiare e del bere, Mauro, forse è l'argomento che ci interessa di più. Come ti è venuto in mente di fare questo locale e soprattutto come avete pensato tu e Tonino di creare questa fabbrica di birra che sta avendo, da quanto sappiamo, un grande successo, una birra agricola artigianale unica nel suo genere, almeno nel nostro territorio? Beh, innanzitutto dietro c'è la passione rispetto a questa bevanda e abbiamo unito le due cose, io la grande passione per la birra e Tonino con la sua azienda agricola che è produttrice di cereali da molto tempo. Per cui noi siamo un birrificio agricolo e produciamo orzo che va come ingrediente va a fare le nostre birre. L'idea del locale qui a Grottammare è per avere comunque un punto di ritrovo, un punto qui nel lungomare della Riviera Adriatica. E in collaborazione con lo chef Emilio Pasqualini della cantina del Picchio di Offida abbiamo creato un menù ad hoc e abbiamo creato un menù che sono 6 portate abbinate alle 6 birre che produciamo in birrificio. Ok, quindi è la caratteristica che un pochettino vi distingue. Parliamo un pochettino anche di calcio. Sei, come dicevo, presidente dello Sporting e lo Sporting è una squadra che è nata l'anno scorso, primo campionato in terza categoria, avrete sfiorato l'ingresso ai playoff per pochissimo. Sì. Come valuti l'ultima stagione? Che valutazione dai appunto della stagione che si è appena conclusa? Ma guarda, la stagione appena conclusa è sicuramente come valutazione positivissima, perché comunque al primo anno di società abbiamo appunto quasi agganciato i playoff. Questo merito ai ragazzi che comunque sono stati presenti sempre durante l'anno, sia con gli allenamenti che con i ritrovi e tutto quanto, e grazie all'allenatore che ha dato un suo apporto forte. Lo Sporting non è solo calcio, questo ci tenerei a dirlo, è soprattutto un'associazione che fa molte altre cose, come quella della Casa della Speranza, che è il nostro sponsor ufficiale nelle maglie, per cui noi quando facciamo cene, comunque quando ci ritroviamo, cerchiamo di cercare un aiuto appunto per questa associazione. Certo, voi avete anche, non dico inventato perché l'avete mutuato dal rugby, però non è molto comune vedere il terzo tempo nel calcio. Voi mi pare che l'avete fatto regolarmente con grandissimo successo, no? Sì, che poi rispecchia un po' anche il locale qui, no? Perché lì facciamo l'hamburger di carne marchigiana al terzo tempo, lì al campo sportivo con le nostre birre. Qui abbiamo allargato un po' il menù e l'abbiamo reso un po' più gourmet con l'aiuto di uno chef,
però sì, abbiamo fatto il terzo tempo che devo dire che è stata una vera e grande soddisfazione, perché comunque dopo i tre fischi arbitrali della fine partita le ostilità si sono completamente fermate e insieme anche agli avversari abbiamo consumato e passato insieme quell'ora subito dopo la partita mangiando qualcosa e bevendo un'ottima birra. Per quindi cui... è un qualcosa che dovremmo vedere sempre sui campi di calcio, ma non sempre ci riusciamo. Ah, sì. E pensare che lo fanno in terza categoria, insomma, per qualcuno dovrebbe essere anche forse un qualcosa di insegnamento. Vicino a me c'ho Paolo Beni, io l'ho presentato come una gloria del calcio sanbenedettese e non potrebbe essere diversamente, una carriera straordinaria, dicevamo prima solo 13 anni alla sanbenedettese, scusate se è poco. Adesso Paolo, come stai vivendo questo momento della Sambe? Insomma, si sentono tante voci, tu che sei uno che la vive un pochettino dall'interno, come stai vivendo questo momento? No, la Sambe ora un momento non bello come classifica, come risultati, non bello penso come categoria, perché come società, perché ci sono dei problemi, come tutte le società penso ci abbiano dei problemi, però io sono società questa, l'interregionale, una città come San Benedetto che fa 5.000 spettatori, 5.000, se uno solo non la può reggere, uno o due persone non la possono reggere, per me bisogna fare una società di 15-20 persone che tirano fuori un tot per uno, fanno il presidente, quello che può fare il presidente che tirerà fuori un po' di più, però fino a che non fanno così queste società non possono andare avanti. E poi la cosa principale, ma proprio la principale, non è tanto la prima squadra, ma a questo punto devono fare il settore giovanile in grazia di Dio, perché se tutte le società oggigiorno, queste piccole società, certo, se non fanno il settore giovanile non vanno avanti. Cioè io la penso così, poi può darsi, certo, che sbagli anche, però io l'ho fatto per 3 anni responsabile del settore giovanile quando eravamo in B, è venuto fuori dei giocatori, ma qui della zona, tutti della zona, che voglio dire, nella zona ci sono dei giocatori buoni, è inutile andare a cercarli fuori e spendere soldi, però ci vuole una società. Questi due signori, Pignotti e Bartolomei, fanno tanto perché sono due soli, però io sono fuori, non so le cose, però penso che non ce la faccia ad andare avanti se non entra non qualcuno, se non entrano 10-15 persone. Molte persone, non una società, sola. Non una, che se no si torna indietro, se viene uno è facile che venga a riciclare qualcosa, insomma, se viene uno solo, no? Il dubbio viene, insomma. Il dubbio viene, sì, magari per con tutte le buone intenzioni, però uno solo mi sa che qualche dubbio lo lascia. Venire, sì. Nella sua carriera lunghissima con la Samp, tanti anni, un ricordo più bello, che ce ne sono tanti, però... Sì, il ricordo più bello quando nasce Figlioli, no? Con la nascita del primo si giocò col Parma la domenica, si vinse 2-1, fece il gol e alle 5 andai all'ospedale, alle 7 nacque il primo genito, sì. Ha festeggiato con un gol. Beh, più soddisfazione di per quello, un calciatore è il massimo, no? Vicino a Paolo c'è Emidio Oddi. Emidio è un personaggio che tutti conoscono, solo circa 300 partite tra i professionisti solamente, penso, no mister? Sono un po' poche, però vabbè, sì, potevi fare di più, ma qualcuna in più. Qualcuna in più, dai. Una carriera... Prego. Io Oddi lo vidi a fermo, quando era ragazzotto. Lo vidi giocare a fermo, di scritto. Questo diventa giocatore per forza, perché è impossibile che non diventi giocatore. E difatti, ci aveva visto bene. Una carriera straordinaria, no? In Serie A, la Roma, la Coppa dei Campioni, il Verona, poi l'Ascoli, vabbè, tante città, sì. Però penso che la Roma sia quella che ti sia rimasta di più nel cuore, mister. Quello sicuramente, come diceva Paolo, lui mi aveva visto, probabilmente lui giocava già da un po' di tempo, perciò vedeva, già aveva l'occhio... Clinico. Per vedere, clinico, appunto, per vedere i calciatori, se un ragazzo poteva diventare calciatore o no, poi dopo c'è pure la fortuna. E invece magari quelli dell'Ascoli non l'hanno visto, che mi hanno mandato via così. T'hanno ripreso poi dopo? No, dopo non sono tornato più, volevano riprendermi, però dopo... Mi ricordo tutta la polemica. Non so per quale motivo, hanno preso Fontolan, sì, e non hanno preso me. Vabbè, comunque io ho fatto 6 anni con la Roma, 4 col Verona e 4 con l'Udinese, quindi io sono contento di aver fatto questa carriera, ho dato tutto quello che potevo dare, perché il calcio per me era tutto, e è stata proprio una bella
è una bella carriera per me, è una bella cosa, perché venivo da niente e invece mi sono trovato ad avere tutto. Sì, sì, prestigio, certo, poi hai tanti anni di Serie A. Dicevo prima, forse gli anni più belli che ricordi con più piacere sono quelli della Roma? Beh sì, chiaro, perché io sono arrivato a Roma dopo un anno solo di Serie A col Verona e ho giocato subito la Coppa dei Campioni. Ho avuto la fortuna di fare gol in Coppa dei Campioni, certo, nei quarti di finale, che insomma è una cosa. Poi c'è stata la finale che purtroppo Lidl non mi ha fatto giocare, però giustamente l'allenatore decide. La formazione la fa lui e poi ho vinto due Coppe Italia con la Roma, sono arrivato secondo dopo la Juventus un paio di volte, naturalmente la Juventus a quel tempo era forte sì, tra i vari Platini e beh, insomma, eccetera. Quello è forse stato il periodo più della Juventus migliore, il periodo dei Platini. Io penso che quello lì era il periodo più bello del calcio italiano. All'epoca si diceva la nazionale italiana più Platini e Boniek, no? Quindi sì, grosso modo. Però noi giocatori, calciatori italiani eravamo tanti, con due stranieri per squadra, e vincevamo tutto al mondo. E invece adesso stanno tutti stranieri e vincono e due italiani e vincono gli altri. Quindi un motivo ci sarà, sì, perché giochiamo, siamo in pochi. Senti, tu poi hai avuto anche un'ottima carriera come allenatore, soprattutto nelle Marche, ma anche tanto in Abruzzo, dove hai fatto un grande successo. Adesso negli ultimi anni mi pare stai diventando un dirigente, com'è sta storia? Vabbè, io niente, ho iniziato a Martinsicuro come prima squadra di promozione, poi dopo ho fatto la Serie D a due anni a Sant'Egidio, poi dopo un anno a Camerino, due anni a Monturano. E poi dopo ero andato in C2 con la Rosetana, il fato ha voluto che dopo 15 giorni di ritiro la Rosetana fallisse. e quindi è fallita. E quindi sono andato a Valle del Giovenco in Eccellenza, dove lì purtroppo ho trovato un presidente che quando giocavo con la Roma era un amico. E dopo si è dimostrato un uomo che non posso dire la parola. Vabbè, abbiamo capito. Non posso dire la parola. E questo qua praticamente, a parte che dopo un anno che ero stato lì, dopo il terremoto di L'Aquila, è andato in galera per traffici illeciti. Quindi qualche motivetto tutto, c'era, dai. Tutto. Perciò io ero arrivato a un punto dalla Sant'Egidiese che ha vinto il campionato. E i playoff non me l'ha fatti fare, mi ha mandato via prima dei playoff. E poi naturalmente la squadra era forte, quindi hanno vinto i playoff e sono andati in Serie D. Avevano preso Cappellacci come allenatore già da tempo, per quello certo. Non mi hanno fatto rimanere, perché sennò se io vincevo come facevano a mandarmi via? Allora, è così. Vabbè, storie di vita. Vicino a te c'è Luigi Zaini. Luigi è un tecnico emergente che negli ultimi anni, passetto passetto, ha scalato tutti i campionati dilettantistici marchigiani, in prima categoria, poi in promozione, in prima con la Rei Patranzone, poi in promozione con Cupra, in eccellenza molto bene quest'anno con Grotta a Mare. E allora quest'anno, mister, bisogna andare in Serie D, che succede? Ma innanzitutto buonasera, io ci tenevo a dire che mi sento molto piccolo vicino a questi due monumenti, giganti, è vero. Due monumenti del calcio, quindi già è un piacere e un onore stare vicino a loro. Sì, speriamo che di riuscire praticamente a trovare squadra, nel senso che abbiamo fatto bene in questi anni, speriamo di poterci ripetere e siamo in attesa di un'eventuale situazione positiva. Tu veramente negli ultimi anni hai fatto sempre molto bene, sia a Ripatranzone, a Cupra, quest'anno stesso l'ultima stagione a Grotta a Mare. Qual è questa caratteristica, mister? Cioè è facile adeguarsi alla categoria successiva? Tu hai fatto, come dicevo prima, un passettino ogni anno. Io devo dire che di volta in volta diventa sempre più difficile, nel senso che le categorie esistono appunto perché sono categorie, perché c'è una differenza e quindi queste differenze si notano nei calciatori, si notano nel modo di allenarsi, nell'atteggiamento durante l'allenamento,
nel voler raggiungere degli obiettivi. Si cambia e quindi un pochettino bisogna anche stare al passo con quello che richiede la categoria, quindi certo. I rapporti, il modo di allenare. Tu comunque sei riuscito ad adeguarti velocemente, mi pare. Sì, beh, insomma, io ho cercato di... sto cercando di farlo come professione in un momento nemmeno bellissimo, però forse è questa la caratteristica, perché cerco sempre di mettermi in discussione, di migliorarmi, e credo che un allenatore lo debba fare in ogni secondo della sua vita, cioè nel senso che se rimane alle vecchie situazioni, alle vecchie abitudini, se non si aggiorna, non si adegua. Secondo me non si va avanti. Certo, sono d'accordo. Continuiamo questa nostra chiacchierata. Come avete notato, Mauro Massacci si è allontanato, l'abbiamo mandato a lavorare in cucina perché stasera c'è gente, quindi lui c'ha da fare, però ci ha raggiunto un degno sostituto, perché abbiamo il piacere di ospitare Massimiliano Trobbiani, che è il vicepresidente dello Sporting Comunanza. Quindi con lui vogliamo affrontare proprio un discorso più prettamente calcistico, visto che Massimiliano oltretutto è anche un giocatore di questa squadra. Prima ho chiesto al presidente una valutazione ed è molto soddisfatto di questo campionato, però a un certo punto sembrava che i playoff fossero proprio lì a portata di mano. Massimiliano, ci siete rimasti male oppure magari è andata bene così, tutto sommato, essendo il primo anno vi siete accontentati? Come è stata la vostra reazione alla fine? Beh, innanzitutto sentivo prima il mister che si sentiva piccolo vicino alle grandi glorie. Figuriamoci una società di terza categoria, quindi nata quest'anno fra l'altro, umilissimi. Se ci siamo rimasti male, beh, certamente sì. L'obiettivo che avevamo dall'inizio, noi, come sai Giuliano, abbiamo avuto modo di presentarci già una volta nel corso delle edizioni invernali. La nostra società nasce da 6 o 7 ragazzi, quindi l'obiettivo primario era quello di portare i ragazzi che non giocavano da altre squadre, magari un pochettino più blasonate, a militare in un campionato dilettantistico. E quindi l'obiettivo che ci eravamo dati non era quello né di vincere il campionato né dei playoff, ma solo di fare una bella figura e di essere credibili come società, prima di tutto. E poi dalle prime partite ci siamo resi conto invece che la squadra era una buona squadra per il campionato che stavamo affrontando, e quindi siamo partiti bene, abbiamo vinto tante partite. E poi man mano vuoi anche la giovane età di tutti i ragazzi, un'età media molto bassa, 23-24 anni, quindi un po' di inesperienza l'abbiamo pagata. Quindi siamo andati un po' sull'altalena, poi c'è stata una partita fondamentale fra le ultime che ha decretato un po' le sorti del campionato. Certamente ci siamo rimasti un po' male, perché vedendo il campionato e ce la siamo giocata alla pari con tutte le prime della classe. Tutto sommato, facendo una valutazione, eravate a livello delle migliori? Sì, sicuramente sì. Poi ci è mancata un po' di continuità sicuramente, però con la squadra che ha vinto il campionato ci abbiamo pareggiato e perso di un gol a fine partita, insomma, quindi è stata... Comunque anche tu tutto sommato sei soddisfatto di questa stagione, essendo la prima, voglio dire. Beh, sì, un po' di rammarico, sì. Però tutto sommato... No, assolutamente soddisfatti. Tornerei a parlare con Paolo Beni. Quando si parla, prima abbiamo accennato un po' il discorso della Samb. Ma chi come te ha vissuto il calcio profondamente, insomma, diciamo così, in tutte le sue sfaccettature, ci si ritrova adesso col calcio moderno, con quello dei procuratori, delle televisioni, cioè dei divieti di andare allo stadio, dei tornelli? Io è 3 o 4 anni che sono un po' fuori dal calcio, insomma, no? Perché ho fatto ultimamente il direttore sportivo, poi il direttore sportivo quando la Samba era in promozione, che vinse, sì, il campionato. Però ora sono un po' fuori. Però stavo dicendo prima, parlando con il referendum a Zaini, cioè la gioventù adesso non è più quella di prima. La gioventù mi sa che non è che c'è tanta voglia di divertirsi, di giocare. La televisione sciupa un pochetto, però tornando alla San Benedettese, il circondario è molto grande. Io penso che la San Benedettese, se rientra nell'ordine di idee di andare a pescare in queste società piccole, come potrebbe essere quella del giovanotto, società piccole, prendere i giovani, certo, e tirarli su entrare un po' in collaborazione. Collaborazione, bravo. Io sono convinto che i giocatori per l'interregionale si trovano. Sì, che poi mancherà una punta, mancherà. Beh, quello si può vedere, si può poi prendere. Certo. Però a livello noi, quando facevamo, erano tutti la gente che mangiavano a casa. Vincemmo campionato di eccellenza, però era tutta gente che mangiavano a casa. Che voglio dire, ce n'è gente in giro che nella zona valida. Che valida.
mangiando in casa risparmi, perché insomma, le differenze delle specie sono diverse, insomma, certo. No? Bisogna metterci un po', non lo fai tutto in un anno, non lo fai, però ora anche la Sambia ora che faccia questo salto. Quest'anno l'ha seguita un po' la squadra alla vista del partito? Però l'ho seguita dai giornali, insomma, quest'anno ha fatto un bel campionato, c'è poco da criticare, mi pare. Come squadra non c'è niente da dire, come società non lo so, perché come società... Certo, essendo all'esterno è chiaro. Non posso... Però la squadra mi pare che fosse attrezzata per far bene, ha fatto bene, poi alla fine sono episodi, nell'ultima gara, quella decisiva, sono state anche delle sviste arbitrarie. Sì, bravo. Qualche partita è stata fortunata, gli arbitri d'altra parte fanno parte del gioco. Gli arbitri è così, delle volte ti aiutano involontariamente, delle volte ti danneggiano, però nell'arco del campionato tutto sommato se si tira le somme va bene, insomma c'è pareggio il fatto degli arbitri, a meno che uno ti prenda proprio di mira, ma non è il caso della San Benedetto. No, ma non insomma, credo che si possa parlare del caso della San Benedetto. Purtroppo appunto io ho una vita che sono qui nella San Benedetto, generazione e generazione, insomma, perché io ho cominciato nel 60, poi è venuto Giancarlo prima, Roberto dopo, i nipoti dopo ancora, insomma. Una vita in rosso blu. Una vita lì, veramente. Ora il mio nipote, il figlio di Giancarlo, gioca a Fano, però è partito alla San Benedettese, l'altro nipote Jacopo è partito alla San Benedettese, loro due sono partiti, insomma. C'è la San Benedettese e basta. Del sangue. Con Emidio vorrei tornare un attimo a parlare. Che partita hai visto quest'anno, mister? Dei campionati di promozione, eccellenza? Tu stai a Martinsicuro, quindi sei in una posizione avvantaggiata, ti puoi muovere. Quest'anno ho visto principalmente la primavera dell'Ascoli. Perché c'è tuo figlio. Esatto. Sì, potete da me se ripete la storia, speriamo. Speriamo, dai. E poi ho visto la San Benedettese un paio di volte. Mm-hmm. E una l'ultima ai playoff contro, mi ricordo le squadre, la squadra est. E comunque ho visto due o tre giocatori di ottimo livello, veramente. Senti, a livello di primavera dell'Ascoli, tu che l'hai seguita spesso con tuo figlio, tu tanti anni insomma hai giocato ad altissimo livello, quindi c'hai l'occhio per certe situazioni. Sembrerebbe che le squadre professionistiche stiano di nuovo, vista la crisi, vista la situazione, stiano di nuovo puntando su questi giovani, su sviluppare i settori giovanili. È vero, c'è questa, secondo te, questa tendenza? Tutto questo successo, per esempio, che è stato dato, non so, all'Inter che ha vinto sta coppa, e poi hai la televisione che trasmette i campionati giovanili? Sì, si sta muovendo qualcosa, però io ad esempio vedendo qua, perché non è che sto seguendo molto, certo, però vedendo l'Ascoli così non mi sembra tanto sto questo amore, questo, sì, perché come diceva Paolo prima, bisogna cercare di guardare nelle squadre dei paesi vicini, degli allievi esordienti, dove qualche talent scout riesce a capire che questo potrebbe diventare un calciatore, e allora lì magari e portarlo, no, magari, cioè andare a prendere. Io ho visto ad Ascoli 3-4 persone di Roma, 4-5 di Napoli, sì, bravi, perché sono bravi, però insomma c'è bisogno di andare a prenderli a Napoli quando, o a Roma quando ce ne abbiamo buoni, pure magari qualcosa di simile in zona, sta molto più vicino, insomma. È quello, cercare di lavorare più in zona, questo è quello che penso io. Io, prego, se mi posso permettere di inserire in questo discorso, avendo fatto tanto settore giovanile, secondo me l'investimento è da fare anche sugli istruttori che vogliono veramente istruire questi ragazzi, prima come uomini e poi come calciatori, per fargli capire che lo sport è sacrificio e non è andare al mare a prendere il sole. Lo sport è sacrificio, è rinuncia, è abnegazione al lavoro e a queste cose qui. Poi dopo, secondo me, come diceva Paolo, con dei soci all'interno della società che veramente fanno un certo tipo di discorso, allora secondo me queste due cose possono far sì che si possa lavorare bene nel settore giovanile. Prego Paolo. È finita l'epoca di dire che fai il barista, ce l'hai a mezz'ora di tempo per venire a allenare i ragazzi. L'allenatore per i ragazzi vanno presi buoni, che per la prima squadra ce ne hai 10.000 buoni. Sono per i ragazzi che non si trovano, cioè si trovano, però bisogna scegliere. Bisogna fare investimento sui ragazzi. Bravi, è inutile scegliere i ragazzi bravi e poi figli di
uno scazzabumbolo, perché ha mezz'ora di tempo, non ti costa niente e lo mette a allenare, non significa. L'allenatore del settore giovanile deve essere preparato, senza, Zaini lo sa perché io lo vedevo, e lui è preparato, lui si preparava anche quando allenava ragazzi nostri, era preparato, si vedeva che ci stava dietro, e questi sono gli allenatori da prendere per il settore giovanile. Per la prima squadra puoi prendere anche quello che c'ha mezz'ora di tempo disponibile, è vero. Ma per il settore giovanile va preso gli allenatori bravi, e non è che ce ne sono tanti, e quei poi vanno scelti e vanno pagati, perché quindi un muratore ti piglia 200 euro in un giorno, certo. Non gli puoi dare 300 euro, 400 euro al mese a un allenatore che ti allena il settore anche giovanile, perché lavoriamo che poi su che poi se li prende, lavoriamo sulle persone. Certo, quindi lavorare sulla crescita dei bambini, sull'io del ragazzo, certo, su tutti questi sviluppo. Aspetti qua, e quindi secondo me è molto importante la scelta di chi deve operare con i ragazzi. No, hai centrato il problema è realmente è questo, scegliere le persone giuste che sappiano valorizzare il settore giovanile, che poi, come diceva prima Emidio, no? A volte oltre al preparatore, a tutto quanto, però conta anche chi capisce di calcio e che va a vedere, che vede il giocatore, perché vedere quelli della primavera di una squadra professionistica, al limite lì sono buoni tutti, si vede lì il giocatore, ma è chi lo va a scoprire nelle giovanili, nei giovanissimi, negli esordienti. A te Emidio, chi ti ha scoperto il tuo talent scout, se c'è stato un talent scout? Sì, a me mi ha scoperto Baldoni, che praticamente il papà dell'allenatore della primavera di quest'anno, dell'ultimo allenatore della primavera di quest'anno. Mi ha scoperto lui, mi ha voluto proprio all'Ascoli dicendo se non avete i soldi per prenderlo, lo prendo io, perché l'Ascoli mi ha pagato 200.000 lire come prima tranche, e poi l'anno dopo, se andavo bene, gli altri 300, quindi alla costaranese 500.000 lire. Costi 250 euro, non so se ti rendi conto. Quindi... Esatto. Ha dato il resto, eh? Sì. Volevo dire un'altra cosa, che oggi, come Paolo ha detto, che dice per quanto riguarda le prime squadre tutti possono fare allenatore, però credo che oggi anche sia difficile allenare le prime squadre, perché le federazioni ti impongono tanti ragazzi, e tu hai ragazzi di 2-3 anni dove c'è una grossa differenza di già proprio di età, di struttura, quindi devi avere almeno un minimo di base per capire certe problematiche e inserirli all'interno di un gruppo che già sta lavorando acquisito. Allora riprendiamo questa nostra chiacchierata, abbiamo fatto delle sostituzioni come sempre facciamo nel corso della serata, in questo caso passiamo di padre in figlio, perché ci ha lasciato Paolo Beni che aveva degli impegni, ed è venuto però Roberto Beni, attualmente l'allenatore in seconda dell'Atalanta, il collaboratore più stretto di Colantuono, e quindi stiamo ad un livello eccezionale, insomma siamo in Serie A. E come stai vivendo questa esperienza? Tu hai fatto tanti anni da allenatore, e adesso questa tua esperienza a fianco di un mister importante, di una società blasonata come l'Atalanta in Serie A, come la stai vivendo? La sto vivendo molto bene, perché faccio quello che mi è sempre piaciuto, cioè fare l'allenatore. Ho la fortuna di farlo in Serie A, anche se come vice, quindi come collaboratore, diciamo, quindi non in prima persona. È un'esperienza bellissima, un'esperienza che da godere in pieno, anche se purtroppo queste ultime vicissitudini del calcio, certo, lasciano un po' l'amaro in bocca. Però per quanto riguarda il campo, l'allenamento, non cambia niente, quindi sono esperienze sicuramente bellissime da vivere. C'ero stato con Ballardini prima, adesso con Colantuono, due allenatori completamente diversi, però sono esperienze che servono per la crescita, per questo lavoro, insomma, certo. Quindi sicuramente esperienze positivissime. Voi l'anno scorso avete fatto non un mezzo ma un miracolo completo, perché siete partiti con una grossa penalizzazione e non se ne è accorto nessuno praticamente, perché siete arrivati in metà classifica e non avete mai sofferto, credo anche se c'è stato un grosso lavoro. Quest'anno purtroppo la cosa si ripete, un pochino più leggera, perché i punti di penalizzazione adesso speriamo che poi magari vengano tolti, però al momento sono due solamente, perché abituati ad averne di più, insomma sembra quasi un successo, ma così non è.
Che dice il mister? Come ve l'aspettavate quest'anno anche quest'altra? Beh, questo abbiamo patteggiato, quindi non potevamo stare come l'anno scorso fino al 15 d'agosto, certo, con il patema se fare o non fare, avere 5, 6, 7, 10 punti. Non sapevamo così di che morte morire, in un certo senso. Quindi la società ha deciso di patteggiare e prendere 2 punti di penalizzazione, anche se, visto, insomma, ne parlavamo prima, gli altri responsi, non è sembra che non sia una cosa così molto, molto giusta, però certo, ce li prendiamo come ci siamo presi l'anno scorso. È difficile, perché quando parti con meno 6 è difficilissimo, perché in questo, secondo me, Stefano è stato un mostro, perché è riuscito a creare delle motivazioni e a tirare fuori tutto quello che c'avevano i giocatori, e a far rivoltare una piazza come Bergamo, toccarla un po' nell'orgoglio come credo solo lui riesca a fare. Quindi è stato bravissimo. Quest'anno sono 2 punti che, secondo me, in Serie A pesano. 2 punti sono tantissimi. E poi c'è il problema che l'anno scorso è partito da meno 6 e si è arrivata a metà classifica, quindi quest'anno tutti quanti dicono: sai, vabbè, 2 punti, chiederanno fai presto. E invece credo che sia, chi sta nel mondo del calcio sa che è difficilissimo ripetere un'annata come l'anno scorso, e quest'anno la devi fare minimo come l'anno scorso, quindi insomma aspetterà un lavoro molto molto difficile. Siete pronti per un lavoro duro? Quando iniziate, mister? Il 9 luglio, partiamo. Dove? Il 9 luglio andiamo a Rovetta, dove eravamo l'anno scorso, in Val Seriana, è un posto vicino a Bergamo dove è facilmente raggiungibile dai nostri tifosi che ci seguono sempre in massa, e quindi Bergamo, insomma, è un po' una San Benedetto, si vive di pane e calcio, quindi sì, loro sì, stanno a disposizione 24 ore su 24 della squadra. E davanti al campo ci sono tende, camper, roulotte, insomma è un attaccamento, è una cosa bellissima vivere l'esperienza di ritiro insieme ai tifosi. E anche qui, insomma, tutto il merito è stato di Stefano, perché ha voluto assolutamente che i tifosi fossero vicini alla squadra per cercare di eliminare prima possibile questo. Beh, voi l'avete recuperato, non che il rapporto fosse deteriorato, perché i tifosi dell'Atalanta sono sempre stati vicini alla squadra, però mi pare che adesso con voi si sia toccato l'apice, insomma, perché no? C'era il discorso che prima con Conte e poi con Gregucci avevano chiuso le porte, non facevano entrare i tifosi al campo né per vedere gli allenamenti né per il ritiro, certo, erano andati fuori, quindi c'era un leggero distacco, e secondo me sono stati bravi a ricoinvolgere tutta la piazza. Sì, complimenti veramente, perché avete fatto un grande lavoro. Mitio, che effetto ti fa sentir parlare di tornare a parlare di Serie A, di ritiri del Trentino, della Valseriana? Quanti ne hai vissuti? È bellissimo, tanti, da Brunico, Cavalese, non mi ricordo molto meno, non mi ricordo più i paesi, però tanti. Però devo dire che sono d'accordo con Roberto, che con Antuono è un grande, sì. Con Antuono è un mazzone giovane, è un piacere. Io ho avuto il piacere di giocare insieme a lui in un torneo a Los Angeles con la Roma, che era uno acquisito da Avellino, sì. Era venuto da Avellino, e stavamo sempre insieme, facevamo ridere, che è simpaticissimo, però quando stai in mezzo al campo di una cattiveria calcistica agonistica, certo, è immane. Perciò e la trasmette proprio la grinta, e quello è il massimo per un allenatore, secondo me. Certo. Nella tua carriera professionistica hai conosciuto tanti giocatori importanti che poi hanno fatto carriera, non che tu, insomma, hai fatto il tuo, anche vabbè, tu. Io. Però con chi sei rimasto particolarmente legato negli anni, magari dell'epoca della Roma, del Verona, dell'Udinese, qualcuno con i quali continui a sentirti? Una volta mi raccontasti che ancora fate delle partite, no? Vi vedete? Sì, fino a poco tempo fa, adesso non posso farle più. Certo, per ovvi motivi. Ho avuto problemi, però continuo a sentirmi con Bruno Conti, con Tempestilli, con Tancredi, con Nela. Basta. Gli altri no, perché purtroppo ci si perde di vista. Si perde, non è possibile chiamarsi continuamente, insomma, sono tanti. Sì, sì, quindi. Ma è chiaro, poi hai avuto vicino a te, non so, Falcao, questi giocatori, prima, questi poi dopo uno li perde di vista, insomma. Sì, perché se uno magari ha qualcosa, io con Tancredi andavo sempre in vacanza insieme, e quindi con lui sono rimasto legato, ci sentiamo ogni tanto, poi qualche volta che vado a Roma, a Trigoria, lo trovo lì.
però altri come faccio? Certo. Gli ultimi tempi pure con Gerolind, perché eravamo in camera insieme per 4 anni, però dopo man mano, quando lui ha cominciato a girare per l'Italia facendo visionatore, direttore lui è uno di quelli buoni, importantissimi, da questo punto di vista. Una persona molto intelligente, e con lui sì, siamo sentiti, e poi dopo mia mamma ci siamo persi pure, perché... è normale, insomma, dopo un po' di tempo. Mister Zaini, tutti prima ti hanno fatto i complimenti, giustamente, perché la tua carriera è emergente, sei uno di quei tecnici che stanno avendo grande successo. Nell'ultimo anno nel campionato di eccellenza, no? Tu eri in Grottammare, avete fatto benissimo, fra l'altro. Che valutazione dai di questo campionato d'eccellenza? Tu l'hai vissuto venendo dalla promozione, dalla Cuprense. Come te l'aspettavi, oppure è qualcosa di diverso? Magari è il salto dalla promozione all'eccellenza, è proprio così grosso, oppure... Beh, sicuramente, come dicevo prima, è un altro campionato, cioè nel senso che incontri situazioni e giocatori con caratteristiche diverse, modi di fare diversi, atteggiamenti diversi, quindi ti devi sempre confrontare e sempre migliorare. Comunque volevo allacciarmi al discorso loro, perché io conosco anch'io Stefano Colantuono bene, certo, e so che persona è e quello che dà al calcio, quindi sono meritati i complimenti a lui e a Roberto, con il quale abbiamo avuto anche modo di lavorare insieme, e con il mister, quindi li conosco bene. Non a caso Stefano ha scelto Roberto, e questo non è un caso, quindi complimenti a loro, perché veramente secondo me l'Atalanta ha fatto molto 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 bene. Sì, beh, quello che ha fatto l'Atalanta l'anno scorso è... Come dicevi tu, sì, effettivamente c'è differenza, si deve sempre cercare di migliorare, e incontri delle realtà totalmente diverse. Certo. Vicino a Gigi ci ha raggiunto un altro personaggio che tutti conoscono nel mondo del calcio, Francesco Ilari, una carriera straordinaria, prima come giocatore, poi adesso si sta dedicando a fare allenatore, settori giovanili. Però io vorrei un attimo ricordare quella che è stata la tua carriera. Tu vieni da Falerone, quindi hai avuto una carriera. Qual è la squadra che ti è rimasta di più nel cuore? Il Livorno, forse, credo di sì. Livorno, sicuramente. Per chi magari adesso, ricordiamolo velocemente un po' quello che è stato i tuoi trascorsi calcistici dall'Ascoli. Io ero insieme a Emidio nel settore giovanile dell'Ascoli, lì partendo da Grottazzolina, settore giovanile dell'Ascoli. Tanto, poi, scusami, sì, tanto per confermare il discorso che faceva prima Paolo Beni, che non bisogna andare poi così lontano. Uno viene da Castorano, l'altro viene da Grottazzolina, se c'è la volontà di guardare attorno magari si trova lo stesso. Da San Benedetto, certo. Quindi sì, insomma, ecco, da Grottazzolina a Ascoli, poi non ho avuto l'opportunità, l'occasione per poter essere inserito nella prima squadra dell'Ascoli, che a quei tempi insomma era nella Serie B, e l'ultimo campionato è stato quello dei 61 punti, nel quale io ero, insomma, al tempo si andava in panchina in 14, io ero uno dei 18-20, quindi la panchina non l'ho mai vista. Comunque, persa questa opportunità, poi ho girato un po' nei campi di Serie C, ho fatto una decina di campionati in Serie C. Fra questi, quello, diciamo, che probabilmente è stato il migliore, o quello che mi è rimasto più nel cuore, quello 2 anni di Livorno, perché insomma Livorno a livello calcistico è una piazza importante. Esatto, una piazza che insomma ti dà soddisfazione, effettivamente. Io credo che giocare all'Ardenza con 20-30 mila persone sia una cosa, forse a San Benedetto assomiglia un pochettino, sì, hanno lo tipo d'attaccamento, lì non si guarda tanto la categoria, lì il Livorno è sacro, insomma, no? No, il calcio è vissuto in modo, ma un po' tutto lo sport, perché al tempo, nel periodo in cui giocavo su, c'erano 2 squadre di Serie A di basket, quindi Livorno è una città sportiva in tutti i sensi. E beh, il calcio è la prima cosa, quindi è seguitissima la squadra del Livorno, è seguitissima dai tifosi. Poi tu ti sei un po' dedicato alla carriera di allenatore, no? Sì, una volta che ho smesso di giocare al calcio, ho cominciato prima nei campi dilettantistici, per un paio d'anni ho fatto a livello di prima categoria promozione, e poi ho dirottato a livello settore giovanile, quindi ho fatto gli ultimi
una decina d'anni di settore giovanile nelle varie, partendo da Ascoli, Castel di Lama, insomma, poi ecco. Praticamente lo scorso anno ho allenato fino allo scorso anno negli allievi regionali dell'Ascoli. È gratificante questo tipo di lavoro per te, che hai avuto una carriera da calciatore di buon livello, poi dopo come ti sei trovato ad allenare i ragazzi? Perché come dicevamo prima non è semplice, insomma, è un discorso non tanto di preparazione, che poi è importante, però anche a livello di mentalità, insomma. Io credo che sia una cosa per cui bisogna essere portati, non ci si può improvvisare. Certo. Cioè, bisogna avere la predisposizione, le capacità indubbiamente, l'impegno, cose che probabilmente sono trascurate da molti, perché si pensa che si possa comunque portare avanti un settore giovanile così tranquillamente, invece c'è bisogno di programmazione, di strutture, programmazione, di gente valida, e secondo me l'ultima cosa che completa un po' tutto questo quadro iniziale è il coraggio di dare le opportunità a questi giovani. Certo. Perché altrimenti, cioè, si vanifica tutto quello che è questa costruzione di base se poi non c'è nessuno. Sì, sì, perché se poi non si trova mai lo spazio per questi ragazzi, mai il modo di inserirli. E il modo per poterli valutare è quello di inserirli, perché altrimenti rimangono sempre delle cose virtuali. Cioè, sì, potrebbe, ma poi non si sa mai se. E l'unica possibilità che c'è di poterli valutare appieno è quella di mandarli in campo e di, certo, vedere cosa sono capaci. Esatto. Certamente. Tornerei da Roberto. Prima abbiamo accennato al discorso dell'Atalanta, non poteva essere diversamente, però tu hai alle spalle anche delle esperienze dirette, insomma. Che cosa ti ha lasciato tutto questo periodo civitanovese? Mi ha lasciato un bagaglio di esperienza enorme. Io credo che questi anni vissuti nei dilettanti siano veramente una palestra indispensabile per chi vuole fare questo tipo di lavoro. Infatti, come diceva prima Gigi, prima lui piano piano sta percorrendo un po' tutte le categorie, sì. Giusto? È una persona estremamente valida e credo che meriti anche queste situazioni, perché poi non è facile scalare e allenare i dilettanti. Allenare i dilettanti bisogna essere predisposti e poi avere la fortuna di avere persone a fianco che ti facciano crescere, e io sinceramente queste persone le ho avute. Ho avuto i primi anni a Grotta a Mare, sia in Pino Agnello che nel presidente Pignotti hanno creduto fortemente. Certo. Io non volevo fare allenatore, io gli dissi, era il primo anno che facevo i giovanissimi, giocavo in promozione e facevo i giovanissimi a Grotta a Mare, gli dissi: Pino, io ti dico una cosa, riallacciandomi al discorso che faceva Francesco prima, che bisogna essere portati, io non posso allenare i ragazzi, non posso allenare perché non sono portato ad allenarli, nel senso che lì bisogna far giocare tutti, il risultato non è importante, dico, io i ragazzi non li posso allenare. E lui mi disse: infatti per me non devi allenare i ragazzi, devi allenare la prima squadra. E da lì l'anno dopo presi la squadra in eccellenza, però avevo fatto il corso prima, ero veramente nudo e crudo, cioè, le prime armi, sì, non sapevo, cioè, lì è servito molto avere una spalla come Pino, come presidente. Grotta a Mare è una piazza dove ti permette di lavorare in tutta serenità, e da lì poi, dopo Grotta a Mare, ho avuto la fortuna di fare 3 anni con Ballardini, dove credo di essere cresciuto proprio dal punto di vista tattico, di metodologia, di allenamenti, perché insomma bisogna poi crescere e vedere, andare in giro per imparare. E poi dopo sono voluto tornare un po' ad allenare per conto mio, perché mi piaceva allenare, mi piaceva insomma avere la responsabilità in prima persona. E solo che l'errore è che dopo, quando non hai il patentino, insomma, sono errori poi che si pagano un po' cari. Però il fatto di Civitanova, di Fermo, di Sant'Egidio sono veramente esperienze che completano in una maniera A crescere tantissimo, tantissimo. E ti ripeto, forse avendo persone a fianco che ti danno una mano, non sempre, perché magari in certe piazze non hai avuto. A Civitanova, per esempio, Antonelli è una persona a cui stimo molto, ci sentiamo ancora in contatto, lo stesso che il presidente della Fermana. Quindi voglio dire, dopo sono esperienze che ti maturano sia nei rapporti che nel lavoro. Certo. E questo credo che sia determinante. Se ti piace fare l'allenatore, se ti piace fare l'allenatore, devi fare questo. E io sono contento adesso con Stefano, io sto benissimo, quindi mi auguro che lui si stufi di me più a lungo possibile. Però insomma, un conto è vivere l'esperienza dell'allenatore in prima, e un conto è fare il secondo.
Sono due cose completamente diverse. Sì. Anche farlo in eccellenza, in interregionale, l'allenatore in prima è un allenatore che insomma è un ruolo che ti dà molti stimoli, ti dà molta la notte, insomma, fa fatica a dormire, tante situazioni. Invece fare il secondo c'hai meno responsabilità, c'hai anche meno visibilità. Però ti devi saper calare nel ruolo, non è semplice. Sì, non è semplice, però insomma la responsabilità cade tutta sul primo, insomma è un lavoro che con molta... Ci vuole intelligenza nel farlo sicuramente, però insomma la persona principale, colui che decide, poi è il capo allenatore, insomma è lui sul quale ricado. Una cosa che ha detto lui, ed è vero, perché io, come ho detto prima a microfoni spenti, parlavo con qualcheduno, persone come Pino Aniello sono poche nel calcio, nel senso che sono veramente persone che sanno fare calcio, sanno direzionarti verso certe situazioni, e questo è molto importante per un allenatore che inizia, e io da questo punto di vista lo devo ringraziare, perché a me mi ha aiutato tanto quest'anno qui a Grottammare. Certo. Midio, tu hai, come dicevamo prima, delle esperienze come allenatore anche a livello locale negli ultimi anni. Adesso come ti stai muovendo? Che vuol fare Midio quando è grande? L'allenatore, il dirigente? No, io sono pensionato. Pensionato. Quindi non voglio fare niente. No, adesso mi sono avvicinato un po' alla società di Martinsicuro. Sì, tu abiti a Martinsicuro, no? Quindi sì, appunto. Mi sono avvicinato lì e... Darai una mano? Cioè, do una mano perché ci sono tanti ragazzi, tanti ragazzini, praticamente si fa più del sociale che calcio. Certo. E come dicevamo prima, come diceva Gigi, lì vorrebbero persone preparate per allenare i giovani, e lì ce ne sono poche, perciò cercherò di prima magari insegnare qualcosa, di portare il tuo bagaglio di esperienza, che è notevole, ai tecnici, per riportarle poi ai ragazzi, speriamo. Comunque il livello è buono, perché io, mi dicevi, io ho sempre il problema di essere preso, ho paura di essere presuntuoso. Non è un tuo difetto, no, questo, assolutamente. Lo so, è per questo, però certe volte è un handicap, perché blocca magari tante cose che, certo, io vorrei fare. Però dicevamo, il livello comunque è buono dal quale si parte, perché voi fate il campionato di promozione in Abruzzo. Stiamo cercando di raccimolare dei soldi per fare... la domanda di ripescaggio per l'eccellenza, insomma, quindi se ci sarà l'eccellenza, insomma, si potrebbe fare qualcosa di buono, anche perché l'eccellenza in Abruzzo c'ha una visibilità abbastanza alta. La domenica sera c'è un emittente locale, sì, un canale televisivo che dà la partita, che fa, sì, praticamente come la domenica sportiva di una volta, che fa vedere partite, sì, incentrata sull'eccellenza, esatto, solo l'eccellenza, ma partita a partita, le azioni, i gol, tutto, una cosa, quindi la visibilità è maggiore. Se poi insomma invece non accettano il ripescaggio, farete la promozione, fate crescere i ragazzi e poi dopo sarete pronti per il prossimo anno. Sicuramente quest'anno la prima cosa che io ho detto quando sono entrato: i ragazzi di Martinsicuro, fine Martinsicuro, Villarosa, sì del circondario, insomma, sì, dei paesi limitrofi, però sì locali, quelli locali che vengono. Poi dopo quelli da juniores faranno i fuoriquota, c'è bisogno di 3 fuoriquota, quindi faranno i fuoriquota, 92, 93, 95 sono, quindi lì in Abruzzo, certo, e perciò si deve lavorare con i giovani locali, e io a questo punto sto lì e mi diverto. E ti dedichi a fare questo? Se no non mi diverto più, io ho provato dopo Castel di Sangro, che ho finito praticamente di andare fuori, certo, ho fatto la promozione, ho vinto e sono andato in eccellenza, poi metà classifica, da lì ho detto basta, non vado più in giro, sto a casa, ho allenato il Pagliare, ho iniziato il Monzambolo, no, sono andato a Monturano, sì, però ho visto che purtroppo dirigenti, presidenti, cioè sono proprio, cioè il calcio per loro penso che sia proprio una chimera. Il calcio che conosci tu è un'altra cosa. No, non è possibile. Per me non è possibile, magari per altri è possibile. Io andare ad allenare
una squadra, quando il direttore sportivo, che fa pure il presidente, dice però non alleni come 10 anni fa, non è... allora di che stiamo parlando, dici, eh? Con Gigi un'ultima cosa. Tu, come dicevamo prima, stai scalando un pochettino le classifiche, ti sarai sicuramente guardato attorno, hai visto delle partite quest'anno in eccellenza, però tu sei uno che si aggiorna, che si documenta, quindi l'anno scorso hai fatto il campionato di promozione. Come sta andando il calcio marchigiano secondo te? Che valutazione ne dai, tu che negli ultimi anni hai visto giocare tutte le squadre più importanti? Ma rispetto a tante altre realtà, io qualche partita l'ho vista in Abruzzo, sì, di eccellenza, soprattutto l'anno scorso. Io credo che il calcio marchigiano sia di ottimo livello. Forse adesso, come dicevo prima, con il discorso di inserire dentro dei giovani, e magari avendo dei giovani che a volte non sono proprio preparati, preparatissimi, certo, e quindi magari bisogna lavorare su tanti aspetti oltre che quello della prima squadra, che è solo il risultato, però credo che il calcio marchigiano sia di ottimo livello rispetto a tante altre realtà che ci sono vicine. Quindi stiamo crescendo rispetto all'Abruzzo, che tu hai fatto una comparazione, che hai avuto modo di vedere. Ma io ho visto un paio di partite di eccellenza in Abruzzo, devo dire che insomma credo che qualcosina in più abbia il calcio marchigiano. Poi mi posso anche sbagliare, questa è una valutazione personale. Ho visto giocare anche la San Benedettese quest'anno, un'ottima impressione. Beh, la Samba gli ha detto male, dai. Sì, gli ha detto male, poi credo che Palladini abbia fatto un ottimo lavoro. Ho visto un'ottima San Benedettese contro l'Ancona, e quindi credo che sia di buon e di ottimo livello il calcio marchigiano. Certo. Chiudiamo con Francesco Ilari, la carriera l'abbiamo un pochettino illustrata, per il tuo futuro magari vorresti tornare nell'ambiente giovanile oppure in qualche squadra più magari dilettantistica, di buon livello, che c'hai in mente, Francesco, di fare? Ma se capita qualcosa, escludiamo il livello dilettantistico, perché proprio non è cosa che mi può interessare, cioè, certo, proprio ormai ho maturato questa esperienza a livello giovanile, credo di poter lavorare in quel senso e dedicarmi pienamente, non andare lì a confondere. Perché come diceva prima Roberto, lui forse è il mio opposto, cioè dice io devo lavorare per vincere, io forse ormai con questa esperienza mi sono costruito, penso di essere più predisposto per insegnare calcio e far crescere i ragazzi da quando sono giovani, e quindi proiettarmi solo su questo tipo di lavoro. Prima il papà di Roberto faceva un'affermazione, insomma, i ragazzi poi, i giovani nel corso del tempo sono cambiati, e forse è abbastanza condivisibile. I ragazzi ti seguono? Cioè, a volte si dice che sono i ragazzi che non seguono, ma a volte potrebbe anche essere che chi si deve far seguire non sia in grado di farsi seguire, o questa no? È come la storia dei professori, no? Esatto. Cioè, trovi la classe che dice la classe confusionaria, perché c'è un professore che non è capace di tenere a bada il gruppo, tutto, certo, lì. Credo che se uno ha la capacità di essere interessante, di essere vario, di essere serio, propositivo, insomma, devi stimolare l'attenzione. Esatto, devi essere una persona credibile, devi essere attendibile. Ma infatti, scusami, credo, sì, proprio di riallacciarmi al discorso che faceva lui, perché quando io ho detto non posso fare l'allenatore dei giovani, non perché l'allenatore dei giovani, secondo me, deve essere un educatore alla base di tutto, perché, certo, il giovane non è detto che faccia il calciatore, cioè il ragazzino che viene a giocare, che tira i primi calci, può darsi anche che farà, sì, dopo che due, sarà, anni, due anni smette, che sarà un ingegnere. Allora tu devi dargli determinate regole, allora io ho determinate regole e gliele do, però alla fine poi giustamente nel settore giovanile, soprattutto a livello dilettantistico, perché poi nel settore giovanile dell'Atalanta per esempio già fanno una scelta a livello giovanissimo, a livello di scuola calcio, quindi già hanno una scelta lì, però in questi settori giovanili qua è determinante la persona che lavora con i giovani, deve avere quel tipo di il risultato è l'ultima cosa, è, cioè, deve far crescere il ragazzo a livello emotivo, a livello caratteriale, a livello tecnico, a livello, e ci sono persone che sono predisposte, altre persone che non possono fare questo tipo di lavoro. Invece molte volte l'errore è che tutti partono al settore giovanile perché poi vogliono arrivare
a fare l'allenatore in prima squadra. Invece secondo me sono proprio due diverse categorie, cioè l'allenatore del settore giovanile e l'allenatore della prima squadra. È vero. Questo è quello che condivido, credo che un po' il discorso sfonda una porta aperta con te, no? Penso di sì. Io la prima cosa che cerco di fare nei confronti dei ragazzi, oltre al fatto tecnico, ma innanzitutto con l'esempio costruire quello che è la persona, cioè far capire che per avere successo nel calcio non è sufficiente saper fare 10 palleggi, ma sono tutte le altre componenti. Quindi la prima cosa è costruire il ragazzo, la personalità, e far capire l'importanza, far capire che la serietà che occorre per... Dopodiché, insomma, con tutte le altre cose, che si deve chiudere un cerchio che alla fine, se si chiude bene, altrimenti le possibilità sono rarissime. Questo è sempre bene farlo presente, certo, dall'inizio, perché certo, non è semplicissimo arrivare a sfondare il mondo del calcio. Quindi far capire che è molto difficile, le possibilità sono pochissime e quindi sono necessarie tutte le componenti per poter avere una minima speranza. Certo. Ringrazio i nostri ospiti. Prima di chiudere, dalla redazione Roberto Crugiani mi ha passato degli appunti con le ultime novità del calciomercato. Ci sono alcune cosine che volevo sottolineare. Nel campionato di eccellenza ci sono alcune riconferme. All'Atletico River Urbinelli è stato riconfermato sicuramente Claudio Cicerchia. Al Biagio Nazaro per la panchina il candidato numero uno è Fenucci, ma ancora non c'è niente di sicuro. La Cingolana, come sappiamo, sta vivendo un momento difficilissimo, addirittura non si sa neanche se riparte, speriamo di sì. Si stanno muovendo, possibile una soluzione interna con Tomassoni, allenatore e giocatore. Il Corridonia, la società ha confermato Giarlantini che deve dare una risposta, speriamo per il Corridonia che sia positiva. Ancora tutto fermo nel Pidianze Cascinare, o meglio qualcosa si sta muovendo ma niente di definitivo. Lo stesso per la Fermana, sappiamo le note vicende della squadra canarina, quindi per ora niente di nuovo. A Fossombrone riconfermato Fucili. Il Mateli, che è quello che si è mosso di più, ha riconfermato Spuri Forotti, che ha fatto benissimo, ha portato la squadra alla vittoria, e dalla Cingolana ha preso D'Addazio, ha confermato i giocatori migliori che erano Ercoli, Severini, Spitoni, Lazzoni, Cantarini, Iacchetta. Quindi il Mateli si candida ad essere una big anche nel prossimo campionato di eccellenza. E a Montegranaro si va verso la riconferma di Giovagnoli. A Monturano per ora tutto in alto mare, si parla di Fabrizio Grilli, portiere anche come allenatore. A Pagliare riconfermato Roberto Vagnoni, per il resto ancora è tutto fermo. Tolentino sembra che Mobili si stia allontanando, la società per ora non conferma nulla. Si fanno i nomi di Izzotti e di Monreale, e ultimo, e potrebbe essere che tra i due litiganti il terzo gol potrebbe essere Lelli. Mentre per quanto riguarda il bomber Melchiorri, sembra ormai manca solo l'annuncio verso la Maceratese. L'Urbania ha preso l'allenatore nuovo, che è Cervellara. La Vigor Senigallia ha confermato Clementi. Nel girone A di promozione, due o tre cosine veloci, allenatori confermati: Mariotti all'Atletico Gallo col Bordolo, Crespi all'Energy Resource Rio, Capotondo alla Passa Tempese e Bozzi al San Marcello. Per il resto sono ancora chiacchiere che non meritano conferma. Nel girone B di promozione, il nuovo allenatore all'Aurora Treia, già annunciato, è Giuliano Fondati, mentre il Casette Verdini ha confermato Matteo Rufini, che così bene ha fatto nell'ultimo campionato, allenatore e giocatore, che ha portato la squadra alla vittoria del campionato di prima categoria. La Cuprenza ha confermato Clerici. Grosse novità a Falerone Servigliano, si è parlato per un periodo di fusione, adesso sembra che non è più così, addirittura una parte della dirigenza del Servigliano sembra sia passata col Folgore Falerone, e Francesco Nogera è il nuovo allenatore della Folgore e dovrebbe portare con sé alcuni giocatori. Francesco Grilli confermato a Loreto, Stefano Cipolletta al Monte Giorgio, e qui si parla anche di un forte interessamento per il bomber dell'Aquila quest'anno a Potenza Picena, e anche di una parola fatta con Roberto Jacoponi del Tolentino. Tutto fermo a Montelupone. A Monticelli, neopromossa in promozione, Stefano Filippini confermatissimo allenatore, come confermata la coppia gol Poli di Simplicio. A Porto Recanati confermato Matteo Possanzini, almeno da parte della società, ma si attende una risposta da parte del bravo mister, che così bene ha fatto nell'ultimo campionato. Per ora non si hanno notizie, tutto fermo a Potenza Picena, a Porto Potenza e a Porto Sant'Elpidio. Servigliano, dopo questa uscita del presidente Bartolini, che è passato con la Folgore, per ora è tutto in stand-by. E la Settempeda sembra ci sia l'addio definitivo con Fontana, manca l'ufficialità, il nuovo allenatore dovrebbe essere Ermanno Carassai, l'anno scorso alla Cingolana, mentre il nuovo allenatore Sirolo Numana è Marco Michettoni. A Trodica per ora tutto fermo, ma sotto si sta muovendo qualcosa.
Si allontana la conferma di Mazzaferro, mentre Pennacchietti potrebbe essere in pole position. Alla Vigor Macerata, alla Visse Macerata, per ora la riconferma sembra scontata, la riconferma di Roberto Lattanzi. Per il resto aspettiamo notizie. Allora, prima di chiudere, salutiamo quelli che sono stati gli ospiti della serata. Naturalmente ringraziamo l'agribirreria gourmet Come le Fate, il gusto di mangiare e bere sano, che ci ha ospitato qui al lungomare di Grottammare. Se siete in zona non possiamo far altro che invitarvi a passare, perché vedrete che non vi pentirete, soprattutto per la birra straordinaria che può offrirvi Mauro. E ringrazio naturalmente Mauro, Tonino, Albino e Michela che ci hanno ospitato stasera. Abbiamo avuto con noi degli ospiti che passo a presentare. Prima però vi ricordo che, oltre che sul nostro sito quelliche.net, questa trasmissione sarà visibile anche su TVRS, sul 111, il canale sportivo di TVRS, mercoledì sera alle 22.30, giovedì alle 13.30 e sempre nella giornata di giovedì la sera alle 23. Oh, abbiamo avuto ospiti questa sera e li ringraziamo. Paolo Beni, gloria del calcio san benedettese. A questo punto vi saluto, buonasera e tante belle cose. Grazie. Roberto Beni, allenatore in seconda dell'Atalanta. Sì, buonasera e grazie di tutto. Emidio Oddi, ex calciatore professionista. Buonasera a tutti, arrivederci alla prossima. Luigi Zaini, allenatore nell'ultima stagione alle Grottammare. Buonasera e grazie per l'invito. Mauro Massacci, che oltre che titolare di questo ristorante è anche il presidente dello Sporting Comunanza. Poi dello Sporting abbiamo avuto anche Massimiliano Trobbiani. Buonasera. Buonasera a tutti. E poi abbiamo avuto Francesco Ilari, che è un allenatore che negli ultimi anni ha allenato nei settori giovanili della zona. Buonasera a tutti, speriamo di rivederci presto. Per quanto mi riguarda, grazie, è un appuntamento alla prossima settimana. Saremo a Trodica di Morrovalle, quindi come dico sempre, se non vi abbiamo particolarmente annoiato, ci vediamo settimana prossima. Ciao.